Che profumo! Guardate che colore che hanno. Non sono buone di più. Signori, oggi è un gran giorno. Alette di pollo. Amici miei, buongiorno, bentornati sul mio canale, bentornati nella mia cucina, bentornati in un nuovo video. Amici, oggi voglio fare con voi, oggi sono così contento perché la preparazione che andremo a fare oggi è una delle mie preferite, una delle più comfort, una delle più golose, ruffiane, metteteci tutti gli aggettivi che volete e anche semplice perché è particolarmente semplice. Cioè è veramente molto banale da realizzare. La ricetta di oggi, amici, saranno delle alette di pollo che non andremo a fare fritte, ma mi raccomando fatemi sapere qui sotto se volete il video delle alette di pollo fritte. Scrivetemi alette di pollo e io capisco che vi devo fare video alette di pollo. E quest'oggi saranno delle alette di pollo dove lui ci darà una mano. Io vado a realizzare lui, ma come sempre potete utilizzare il forno o qualunque tipo di barbecue voi abbiate. Non facciamo distinzioni. Saranno quelle alette che tu ti siedi la domenica a pranzo davanti a te, devi averne almeno 38 e poi cominci a mangiare. Partiamo subito, lista della spesa. Ma miei piccoli polletti, prima della lista della spesa, come ogni volta vi volevo ricordare di supportare video e canale con un like, un commentino dove mi scrivete qual è la prossima preparazione che potremo fare al barbecue e perché proprio lo stinco di maiale, e di iscrivervi al canale permettendomi così di aumentare la qualità dei contenuti che vi offro in maniera totalmente gratuita. Vi chiedo solo un po' di supporto, grazie. Lista della spesa. Allora amici, non ci crederete, ma ci serviranno delle alette di pollo, la quantità che volete voi, sale, olio, pepe e tutte le spezie che preferite. Io andrò a utilizzare della cipolla tritata in fiocchi, della paprika affumicata, del cumino, dell'aglio in polvere e del peperoncino. Che cosa dobbiamo andare a fare? La prima cosa che dobbiamo fare in assoluto è portare le nostre alette dall'estetista. Dovremo andare a fiammeggiarla, tirargli via tutti i pelettini che sono rimasti. E una volta fatto questo, la scelta sta a voi. Potete andare a lasciarle intere, giostrandovi e facilitandovi così il girare, perché dovete girarne una al posto che almeno un paio. E una volta fatto questo, passiamo subito all'inizio dei giochi. Trasferiamo in una terrina abbastanza capiente, perché dovremo andare a mescolare le nostre alette, dell'olio, il quale verrà aromatizzato con tutte le spezie che vi ho detto poco fa, o le spezie che preferite. Dovremo fare appunto un olio aromatico, in modo che quando andremo a mettere le nostre alette all'interno dell'olio, rimestandole, andrà a coprire tutta la superficie. Pensiero che ho sulla cottura, non le ho mai fatte al barbecue, le ho sempre fatte al forno. Il pensiero che ho sulla cottura è un pensiero dove faremo una roba inversa. Voglio fare una prima cottura in diretta, quindi a fuoco dolce con il deflettore, o comunque una cottura che non gli picchi il calore direttamente, a una temperatura sui 140, 130, 140, 150, una cottura dolce. Voglio far sì che la pelle butti fuori quanto più grasso possibile e in un secondo momento non risulti gommosa, cosa che personalmente penso piaccia a pochi, la pelle del pollo gommosa. L'andremo a far andare piano piano, prendete molto con le pinze quello che vi sto per dire, l'andremo a far sudare tipo il guanciale, la carbonara, o comunque dandogli modo di buttare fuori quanto più grasso. In un secondo momento, quando alzeremo la temperatura, dovremo far sì, in teoria se è fatto come si deve, la pelle dovrà diventare più croccante o comunque molto più gradevole e meno gommosa in bocca al boccone. Quasi mi stavo dimenticando, io come vi ho detto vado a utilizzare lui, ma potete tranquillamente utilizzare un barbecue, potete utilizzare un kettle, potete utilizzare un forno, a loro non interessa da dove gli arriva il calore, loro vogliono del calore per cuocere e non sono razziste, quindi il calore che voi gli andate a dare è il calore che loro si prendono e si adattano. Le facciamo andare con molta calma. Più lenta e lunga sarà questa cottura, maggiore e migliore sarà il risultato successivamente. Piccolo consiglio che vi voglio dare: lo accendete o accendete il forno, ve lo dimenticate praticamente, le fate andare con molta calma e le controllate. Capiremo che sarà giunto il momento di alzare il gas, divertirci, quando utilizzando una banalissima sonda da cucina, un termometro, quello che volete, comunque un indicatore che vi
certifichi e vi garantisca che il vostro prodotto sia arrivato all'interno a un'ottantina di gradi, non meno di 75. Quando arrivate dai 75 potete cominciare a pensare di andare a rosolarle. Non abbiate fretta, perché è pollo e perché deve cuocere e perché più sarà cotto miglior scioglievolezza avremo successivamente. È normale che non dobbiamo stracuocere il pollo, dobbiamo cuocerlo bene. E cosa che mi stavo dimenticando: se le cuocete sulla griglia, sul forno, dove le volete, non mettetele, se potete, su una placchetta, ma mettetele su una griglia dove sotto abbia modo di prendere calore, anche sotto, dove ci sia una placchetta che vi raccolga il grasso, giusto per non sporcare il mondo e per far sì che appunto prenda lo stesso calore sopra e sotto. Quindi le mettete su una griglia e fate lo stesso lavoro sia che fate in forno sia che facciate qua dentro. Una volta che siamo arrivati a quel punto lì, mentre lui sta andando con tutta la calma del mondo, noi andiamo a fare la salsa barbecue. Ma andremo a preparare la base della salsa barbecue per divertirci con questa preparazione. Spoiler: potete tranquillamente, nel caso non abbiate voglia di farlo, utilizzare la salsa già pronta, quella che trovate al supermercato. Consiglio: se avete un minimo di accortezza, riuscite a rendere la vostra salsa ancora più buona e ancora più appetibile. Io che cosa faccio? Unisco 200-250 grammi di salsa, più o meno, gli vado ad aggiungere più o meno una buona parte di aceto, un 80-100 ml tutto di aceto glielo voglio mettere, perché mi piace la parte acida, ma soprattutto perché tenderà un po' a sgrassare e a evitare che risulti un po' troppo stucchevole il tutto. Gli vado ad aggiungere un 30-35 grammi di burro, più o meno, e a questa base qui voi potete addizionare di quello che volete, potete tenerlo così neutro. Io gli vado ad aggiungere anche un goccino di whisky che gli va a dare quel profumo di torbato, gli vado ad aggiungere uno spicchio d'aglio, potete giocare quello che volete. Più profumi gli andrete a mettere, più profumi troverete, minori gli andrete a mettere, più rimarrà basic e non avrete sorprese positive o negative. Quando le nostre alette saranno arrivate a, come vi ho detto, 75-78 gradi più o meno, che cosa facciamo? Le tiriamo via, le mettiamo su una griglietta, togliamo il deflettore, aumentiamo dei carboni o comunque riportiamo il nostro kamado, il nostro barbecue, il nostro forno, quello che volete, a una temperatura alta, 230-240 più o meno, dovrà prendere una bella botta di calore, e rimettiamo le nostre alette andandole a scottare, dandogli un colore meraviglioso e dandogli una sensazione di barbecue, di arrosto molto 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 gradevole. Una volta che le nostre alette saranno ben rosolate, passiamo alla fase finale. Riprendiamo la salsa, andiamo a spennellare le nostre alette su tutta la superficie e le rimettiamo in forno a una temperatura un pochino più bassa, in modo che attecchisca per bene il nostro prodotto e conferisca un prodotto favoloso. Se tutto questo è fatto come si deve, amici miei, è ora di pranzo. Quello è il mio pranzo e io non vedo l'ora di mangiare. Ci vediamo tra un po'. Olè, signori, loro sono le nostre meraviglie. Guardate che colore che hanno, guardate quanto sono belle. Io vado. Signori miei, sono la cosa più golosa. Non sono buone di più. Non so se è merito di non so che cosa sia merito, io credo fortemente di lui. Io solitamente le faccio in forno, vengono buonissime, ma hanno un profumo diverso, vi dico la verità. Io era tanto che non le facevo, mi si è risbloccata una necessità. Adesso probabilmente queste me le dovrò fare 3 volte la settimana, ma questo è un contro di cui ero conscio anche prima. Signori, le nostre alette alla fin dei giochi hanno cotto più o meno 1 ora e mezza. Si sono fatte 1 ora e 10 più o meno, piano piano a una temperatura controllata, come vi ho detto, intorno più o meno ai 150 gradi. Passato il tempo le ho misurate, ho verificato la temperatura, siamo arrivati alla temperatura, ho alzato la temperatura 200-220, gli ho fatto prendere una bella rosolata, spennellata, di nuovo in forno, sempre una temperatura dolce 150 circa, per concludere il tutto con lui. Amici miei, buone. Siamo giunti alla conclusione anche di questo video. Oggi a Bologna fanno 32 gradi e 4. Io sto grigliando. Sono felice, ma sto morendo al caldo. Il video è giunto al termine. Siamo arrivati alla conclusione anche di questo video. Io vi ringrazio per l'attenzione e per la compagnia che mi avete fatto. Vi invito, come sempre, a supportare video e canale con un like, un commento dove mi scrivete qual è il prossimo video che potremo realizzare con il barbecue o anche con il forno tradizionale, e di iscrivervi al canale perché mi fareste un grandissimo regalo. Io mi sa che mi vado a prendere una birra e mi sparo anche queste. Ciao!